C'è differenza tra vivere in un territorio e abitarlo. Abitare ha un significato più profondo, che mette in gioco non solo la nostra relazione materiale con un luogo, ma anche e soprattutto un'intimità di tipo sociale, culturale e spirituale tra l'uomo e l'ambiente. Il progetto Noi siamo ciò che abitiamo vuole celebrare proprio questo. Người nông dân thì cũng phải với đất hai cái cũng phải hài hòa chứ, phải có cho qua và nhận, có cho thì phải có nhận lại. Nên người nông dân thì phải biết làm gì cho mảnh đất nó có màu mỡ thêm tí nữa. Chúng ta dùng những cái loại vi sinh vật. Là cái tiếp phân cấp thông sản, hãy sắp thông sản để dù khu không hoa bảy, bộ hãy chữ thái nó là cả bẹp như hao hết, bẹp xin bẹp bẹp như nhông tù nị, là cả ủ đồng hóa mì phỏng. Celebrare il rapporto che lega l'uomo alla terra significa abbattere i confini, ribadire che non ci sono differenze tra l'uomo e l'ambiente che lo circonda. Dietro la scelta di continuare il nostro viaggio c'è ovviamente la volontà di rappresentare tutti i paesi e l'Asia era la continuazione di questo percorso. Denis Rouvre è l'interprete del calendario di quest'anno, è un fotografo di una spiccata sensibilità, attenzione, è stato selezionato e scelto, proprio voluto per questo progetto grazie anche a un percorso di ricerca e di evoluzione che lui ha fatto nei suoi lavori precedenti. Quand on m'a contacté pour ce calendrier La Vasa 2017, j'ai tout de suite accroché avec le sujet l'homme et son environnement. Qui m'intéresse particulièrement, c'est cette proposition de diptyque, cette façon d'associer deux images d'une manière très formelle. D'un côté, un homme dans ce qu'il a de plus dépouillé, et de l'autre côté, un environnement, un endroit où en fait quelque chose qui. Une géographie, un paysage. Our community has been producing coffee since ages. We are living in the midst of nature, where there's a lot of greenery and beautiful plantations and beautiful people. Gli scatti di quest'anno conservano una grandissima identità. Ognuno di loro ha questo legame profondo tra la persona rappresentata e l'ambiente. Un particolare, un segno, una ruga, un solco, anche solamente un colore che li mettono in profonda relazione. Évidemment, j'ai photographié des populations indigènes, des gens qui étaient plus urbains, des paysans, mais aussi des gens qui vivaient proche de la mer. Et on sent que aussi l'environnement où ils sont, la vie qu'ils mènent, forge leur caractère, forge leur visage. J'ai cherché donc dans tous ces individus à y voir des héros. L'artiste est stato in grado di coniugare la dignità e la bellezza di questi volti al contesto in cui essi vivono. C'est-à-dire que la réalité n'est pas facile. Et pourtant, on sent que les gens sont assez épanouis, quelque part, assez épanouis, assez en lien avec leur terre. Se dovessi descrivere il calendario con un aggettivo direi che è profondo, profondo come i segni sul volto dei protagonisti ritratti, profondo come i solchi nel terreno, ma soprattutto profondo perché c'è questo legame fortissimo, simbiotico, speculare tra l'uno e l'altro. Nếu chị mà nói chuyện được với mảnh đất này thì là tôi sẽ nói là sẽ cho tôi lại cái phì nhiêu của trước kia. Saya akan bilang terima kasih dengan melalui sesajian budaya kita. Ada mesti macam-macam di sini supaya bikin garam supaya bagus. Ini pulau ini tiada pas tiga hari, tawat tarat sekarang dua hari itu nanti ini pulau ini langsung nanti dia karena dua borong dino kila. Cette collaboration avec La Vasa sur ce calendrier 2017 a été pour moi une expérience assez unique. Et assez magique. J'ai trouvé que cet exercice était vraiment magnifique.
que j'en retire? Évidemment, une grande leçon de vie, car ça nous renvoie à notre propre vie, nous, côté occidental des choses.